rispetto vediamo. all'attività in corso, ma nei Certo. dettagli non vorrei Eccoci mettermi. qua in diretta. Allora, tra un po' andavamo nel fuori onda, caro il mio ospite, caro onorevole Pietro Calabrese, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, onorevole, vi prego, no, perché è una parola che proprio Pietro, Sa proprio. che mentre la dicevo lo immaginavo anche, ho detto vediamo un po' che cosa mi dirà perché è appena entrato in studio, siamo in diretta, dico non le piacerà onorevole, però insomma perché mica no, no, non le piace. Ma non è questione di piacere, è che proprio non mi sento onorevole, nel senso sono un cittadino, entrato nella istituzione, mi chiamo Pietro Calabrese, appunto, non c'è molto di più da dire. Allora, abbiamo sentito altre volte esponenti del Movimento 5 Stelle, abbiamo sentito presidenti di municipio, anzi glielo dico subito, faccia in modo che tutti i presidenti si rendano disponibili perché noi siamo qui per farli parlare con i cittadini. Ci sono tre o quattro che ci fanno penare, però è la prima volta che ospito in studio un consigliere del Movimento 5 Stelle, quindi è davvero un piacere averla qua. Cercheremo di toccare qualche argomento per il tempo che abbiamo a disposizione. E di rivolgerci insomma ai telespettatori, lei soprattutto, io lo faccio ogni giorno, ma insomma cercando di informare la città per quello che possiamo in modo equidistante da ogni partito, da ogni cosa. Allora sì, una cosa la liquido subito, nonostante ciò c'è un mondo, no, nei social, noi siamo molto seguiti su Facebook, anche in questo momento siamo in diretta Facebook, da poco insomma, ce ne sono di insultatori seriali, ma come ce li togliamo? Perché noi non banniamo nessuno, siamo bravi, come facciamo? C'è chi pretenderebbe ogni giorno qui un consigliere del 5 Stelle, ma non si può fare così. Che dice? Questo è un tema interessante, no? Sull'informazione che un po' avete, si è avvelenato il clima, diciamo, rispetto alla stampa, ecco. Beh, da quello che osserviamo nei social c'è, se devo dirla tutta, una comprensibile comunque, no? Frustrazione da parte di cittadini che sono decenni, che vedono le cose che vanno in un certo modo. Io dico sempre che comprendo, comprendo, e il mio ruolo è quello di risolvere i problemi. A volte dico molto chiaramente che dobbiamo accettare anche lo scontro, perché nel senso dobbiamo accoglierlo, cercarlo di tradurlo comunque in risultati perché. Insomma, l'importante è offrire delle alternative rispetto a quello che è stato fatto finora. Quindi lo scontro, oppure anche a volte quando diventa un po' violento, le parolacce, le offese, cerco sempre di evitare. È un invito che faccio a tutti, cerchiamo di evitare perché, insomma, torniamo sempre sui temi. Sui temi abbiamo tantissimo da dire perché poi alla fine si tratta soprattutto di fare. Quindi, no? Confrontiamoci sui temi, chiunque, senza tanto Io entrare. inviterei anche a distinguere, non perché noi siamo bravi, non lo siamo assolutamente, altri meno, però tirare addosso a tutta la categoria penso sia sempre sbagliato, no? Come farlo con i politici? D'altronde chi vi segue dice il Movimento 5 Stelle sono persone oneste per bene, gli altri no. Quindi magari uno dovrebbe un po' cercare di fare questo sforzo, ecco tutto qua. Lei l'altro giorno, insomma, se l'è presa abbastanza con un TG importante, no? Perché. E qui andiamo sul tema dei rifiuti, perché secondo voi hanno fatto un po' di manipolazione. Allora, andiamo sui rifiuti, io ne ho parlato finora anche con i commenti dei cittadini e con un altro ospite al telefono. La notizia del giorno è importante, è questa qui, è stato nominato commissario per l'emergenza, o meglio, nella gestione di Malagrotta, della Colari e del gruppo Giovi, Luigi Palumbo. Se vuole ribadire insomma, quello che è stato detto di sbagliato, lo faccia pure, ma la domanda è quanto è importante questa nomina e verso cosa si va? Perché far lavorare Malagrotta, detta così, fa arrabbiare un sacco di gente, però dobbiamo essere realisti. Lei sta in commissione rifiuti e conosce bene anche tecnicamente la materia. Sì, Commissione Ambiente, perfetto. Commissione Allora, Ambiente, scusi. innanzitutto chiariamo subito che la notizia diffusa dal sabato sera dal TG1 è una notizia priva di qualsiasi scusate, fondamento, perché non esiste nessun tipo di percorso che sta facendo questa amministrazione per riaprire la discarica di Malagrotta. Vero è invece che la Colari, sempre a Malagrotta, dispone di due impianti, trattamento meccanico-biologico, che sono sempre stati in funzione. Nell'ultimo mese questa funzionalità è stata ridotta della metà a fronte di una serie di valutazioni da parte dell'amministrazione, si è, proprio per evitare l'emergenza, quindi non siamo in emergenza, si è deciso di fare un'ordinanza per cui questi impianti devono assolutamente lavorare perché ovviamente la città altrimenti non può farne a meno e siccome non c'è un'interdittiva antimafia rispetto a questa impresa, ovviamente si è concordato con l'ANAC, l'Associazione Nazionale Anticorruzione, e il prefetto di commissariare proprio per evitare, capito, il problema di dover pagare una, non
azienda che è sotto interdittiva antimafia. Questo lo voglio dire molto chiaramente. Noi abbiamo sempre detto che abbiamo un piano rifiuti, lo abbiamo anche presentato la settimana scorsa, nonostante l'avessimo anticipato più volte. Però ovviamente non è che è un piano che si realizza in no, 2 giorni, ci vuole il giusto tempo. Va fatto un percorso esattamente, io mi sono posto anche ieri spiegando questa roba, lo stesso percorso che sarebbe stato fatto se bisognava costruire gli inceneritori. Anzi, con gli inceneritori il percorso è anche più lungo perché necessitano di verifiche, di valutazioni, di autorizzazioni ambientali molto più lunghe e soprattutto costano molto di più. Noi realizzeremo l'alternativa in molto meno tempo. Ovviamente ho letto alcune dichiarazioni che hanno strumentalizzato la dichiarazione dell'assessora Montanari, per cui lei ha detto al 2021 avremo chiuso, cioè saranno realizzati gli impianti, ma non è che da qui al 2021 non si fa nulla, anzi è partito il percorso, è partito il percorso, significa che nei territori adesso ci sono tutti i municipi che si stanno organizzando per valutare le aree, alcune sono già state valutate e già è partito l'attività per poterle poi verificare rispetto all'idoneità, nel rispetto della normativa vigente. Quindi Allora, è un percorso, voglio dire, che è stato messo in piedi, che è molto importante perché in Italia non è stato realizzato da nessuna parte. mi perdoni, è chiaro che qua, lo diceva poco fa, non so se conosce Rubilotta, è stato assessore, insomma, un politico di lungo corso, dice qui hanno sbagliato tutti in 20 anni, ma non hanno fatto quello che dovevano fare, ma vedi pure la regione, vedi pure Zingaretti, insomma non si è mai chiuso il ciclo, si può dire più banalmente che voi dovete utilizzare gli impianti di TMB, trattamento meccanico biologico di Malagrotta, perché quelli ci sono, non ce ne Certo, sono altri, finché insomma non c'è detta proprio. l'alternativa non si può ovviare, questo l'abbiamo sempre detto, non è che da un giorno all'altro chiamiamo i marziani che ci Che fanno vengono a atterrare gli impiantare, ecco. impianti, Però insomma. la sindaca dice arriveremo nel 2021 al 70% addirittura di differenziata, no? Quella È diciamo molto che ambiziosa è la questa promessa che propulsione. fate ai cittadini. Come pensate di arrivarci a grandi linee, chiaramente? Allora, la raccolta differenziata è, diciamo, la propulsione di quello che poi sostiene questa attività di autosostentamento degli impianti, no? Per poter vendere la materia recuperata. Quando i romani cominceranno a vedere che attraverso la loro preselezione a casa, quindi la differenziata, che si può fare anche domiciliare, adesso la stiamo piano piano implementando, siamo partiti dal sesto municipio con un progetto molto importante per sostituire la raccolta stradale, quando cominceranno a vedere che i risultati del loro piccolo impegno quotidiano, poi producono un abbassamento della tassa, un minore inquinamento, un assoluto soddisfacimento rispetto a quello che è la tipologia dell'impianto perché non inquina, perché non puzza, cioè tutte queste ragioni che fino ad oggi si sono perse in chiacchiere. Devo dirlo, la regione, io ho seguito i rifiuti da anni, insomma, prima avevano presentato nuovi inceneritori, erano diventati 5, poi erano tornati 7, una Ma chiacchiera state infinita. dialogando, però qui non se ne esce se non si lavora tutti insieme. Allora, la domanda banale è, qui serve pure il governo, serve la regione o vi state facendo la Ma guerra ecco, politica? allora, Perché qui se non si collabora io temo un che... inceneritore per un trattamento di circa 300.000 tonnellate annue costa più o meno dai 250 ai Appunto. 300-400 milioni. Per poter trattare la stessa quantità di rifiuti senza bruciarli, quindi recuperarli, è necessario spendere qualcosa non superiore ai 60 milioni, quindi un risparmio enorme senza considerare i costi di esercizio che vengono abbattuti perché, ripeto, la materia prima viene venduta. Quindi lo sforzo in questo caso che noi andremo a chiedere A Gentiloni, se agli fosse enti oggi, insomma. sovraordinati sarà minore, lo sforzo che andremo a chiedere invece sarà sulla mobilità perché lì, come tutti sanno, insomma, qualsiasi ente locale, le grandi opere metropolitane, tram, sono finanziate per Aspetti, ci l'80%. arriviamo subito. Due Quindi, non cose dicevo sui rifiuti, rapidissime. che Sulla poi ecco, mobilità mi chiamiamoli interessa anche materiali andarci. post-consumo, cominciamo a Materiali ragionare anche. post-consumo, vabbè, adesso... Abbiamo preso un assessore che è contro gli Sì, inceneritori e sì, ci sì, sta sì. dicendo non Materiali chiamiamoli più post-consumo un rifiuti po' lunga, io e devo io sono incalzarla, devo andare contentissimo di veloce questo. perché lei poi se no va via. Allora, Dai, posso ma rimanere. 5.000 multe ho letto recentemente di AMA su chi sbaglia a conferire rifiuti nei cassonetti, soprattutto però erano in auto in doppia sosta davanti ai cassonetti. Prendo una delle domande sui commenti che mi sono arrivati prima, ma perché non si multano i ristoranti, i locali, cioè, ma proprio con severità, Questa è no? un'attività che è già in corso, sono già partite le verifiche. AMA adesso ha l'indirizzo di passare da 40 accertatori a qualcosa come almeno 10 volte superiore, perché ovviamente chi deve andare a verificare la Stanno qualità arrivando nuovi accertatori, del non solo nei condomini, conferimento. perché lo sa che lì si arrabbiano, dice sbaglia No, uno, multano no, tutti, ne abbiamo no, parlato no. nei Però giorni vabbè, ci scorsi. sono, io guardi, ieri ho fatto, ecco, questo devo raccontare, tornando ho fatto via di malnome.
È una cosa assurda perché non ci passavo da qualche anno. Da quando è partita la raccolta differenziata a Fiumicino, non si capisce per quale motivo. Evidentemente i cittadini di Fiumicino, per non fare la Eh differenza nel certo, loro ma lo fanno comune, pure al confine con l'abbandonano. Allora, è chiaro che queste Guidonia. situazioni vanno sanzionate. È in addirittura d'arrivo una delibera per il controllo attraverso un sistema di telecamere. Ma soprattutto bisogna prendere l'esempio di alcuni comuni virtuosi, perché su una certa percentuale di cittadini è sempre refrattario a fare, no, le cose come l'amministrazione gli dice in qualche maniera di fare. Io so, ho seguito personalmente la questione dell'amministrazione di Corchiano, che nel momento in cui hanno cominciato a vedere, dopo che erano partiti, hanno cominciato a vedere che c'erano delle buste in strada, le hanno aperte e hanno cominciato piano piano a rintracciare come dire, il proprietario Ma il è scattata la proprietario, sanzione. Quindi certo. c'è tutta un'attività che, per Però carità, dovreste arrivare lì anche nei l'informazione. condomini, perché qualcuno giustamente ha detto perché non arrivano a punire il condomino, non tutto il condominio, capito che intendo dire, no? Certo, Dice ci si certo. dovrebbe arrivare, speriamo di sì, insomma, speriamo che ci si arrivi, e così dicevo sui Beh, ristoranti, siamo perché. una città con 3 milioni di abitanti, non so quanti Lo so. pendolari vengono ogni giorno, i turisti non ne parliamo, siamo oltre i 4 milioni al giorno, è importante far capire che l'attività di controllo ci deve essere piano piano, insomma, arriveremo anche a delle forme, no, di controllo anche un po', se vogliamo, analogo da parte della cittadinanza, ci arriviamo. Abbiamo preso una città che era, io dico sempre, come diciamo tutti quanti, Virginia fa la metafora del senza ruote, senza niente, piano piano stiamo rimontando un po' tutto, ci vuole tempo. Mobilità, che cosa può rivendicare di buono di fatto ad oggi, togliendo, non me ne voglia, ma insomma quello che aveva finanziato Marino, no? Vedi i lavori della stazione, Metro C, insomma, ma lei dice no, noi però in questi 10 mesi abbiamo impostato delle cose che daranno i loro frutti, perché pure qui siete Noi arrivati con un'azienda sull'orlo del baratro, insomma. non siamo mai stati contrari a quel tipo di mobilità, anzi non si può pensare a una metropoli come Roma, ormai è una metropoli perché va fuori i suoi confini istituzionali, senza un'infrastruttura di metropolitana decente. Noi quello che abbiamo sempre contestato era stata la modalità di gestione, no? Per cui si è speso così tanto, non ha senso, cioè non ha giustificazione. Poi detto questo, al di Che là delle cambiamento di polemiche. rotta siete riusciti a fare Beh, insieme innanzitutto un controllo, al siamo Viminale? arrivati, abbiamo fatto emergere il problema dell'usura anomala, no? Ruota rotaia, la metro C, una cosa scandalosissima, per cui il cittadino ha una metro che appena inaugurata, dopo pochissimi mesi, la ruota si consuma, la rotaia pure, perché? Perché erano state progettate male, insomma, una serie di ragioni, non c'era lubrificazione, abbiamo messo in piedi una serie di verifiche incrociate, adesso sono partiti da 3 mesi lavori di manutenzione straordinaria. Questo sta comportando dei disagi, per carità, non possiamo fare altrimenti, però no, vedete come piano piano, no, anche l'attività di un'amministrazione che pensa all'interesse comune, al fatto che comunque deve essere offerto un servizio, che è la prima regola, no? Sta emergendo, perché questa cosa era uscita fuori da parte del Dipartimento a luglio del 2015 e sembrerebbe che questo problema fosse stato segnalato anche prima. Ora, perché è uscito fuori dalla prima commissione che abbiamo fatto noi a Diciamo, luglio state del scoperchiando, insomma, quelle che 2016, sono no? le Allora, situazioni molto l'attività di sospette. verifica, di controllo, adesso insomma, abbiamo rimesso in piedi anche il corridoio Laurentino, insomma, per cui abbiamo anche fatto una commissione per cui è stato accertato da parte degli uffici che a settembre 2018 questo corridoio finalmente entrerà in esercizio. Nel frattempo i filobus, per non lasciarli in deposito, abbiamo messo nelle linee dove possono Lì operare, Stefano ci ha c'è un detto, è grande guadagno. fisiologico, no? È stato fatto una specie di collaudo in strada, se ne sono rotti È stata parecchi, fatta una quasi la metà scelta, su è stata fatta 15. una scelta responsabile perché, come abbiamo anche spiegato, mettere in strada dei mezzi che comportano un chilometraggio in più ogni giorno, oltre a offrire un servizio per cui i cittadini non stanno fermi alle fermate, portano un guadagno perché ATAC viene pagata dal contratto di servizio a chilometro percorso. Più chilometri percorre, o meglio, più arriva ai chilometri che sono da percorrere dal contratto di servizio, e più viene pagata. Se viene pagata, ovviamente può acquistare altre vetture. Quindi no, c'è come dire, una sorta di elementi concatenanti che vanno considerati quando uno fa scelte di questo tipo, molto responsabili. Io ammiro moltissimo la Virginia, la mia sindaca, l'assessore alla mobilità, Enrico, che insomma, queste scelte le stanno rivendicando perché, ripeto, c'è sempre l'interesse pubblico che è al primo punto. Lo stesso discorso abbiamo fatto sullo stadio, perché abbiamo rimesso in moto come dire, una valutazione. Per cui, tolta la metà delle cubature, adesso entro a gamba tesa sullo stadio, che è uno dei temi più scottanti, no? Tolta la metà delle cubature, che ragioniamo, cioè, per una città come una capitale che ha un bilancio disastrato, avere
500-600 mila metri cubi in più di cubatura da gestire, significa manutenzionarla negli anni, significa offrire servizi, portarli i servizi, e ha un costo. Perché fare delle scelte che poi, insomma, possono essere invece fatte in maniera differente? Abbiamo valutato che la stessa amministrazione, lo stesso Dipartimento Mobilità, aveva avvertito l'amministrazione Marino che la diramazione della linea B non si poteva fare per tutta una serie di ragioni, o meglio, si poteva fare, ma a fronte di una spesa incredibile. Allora, perché non, no, ragionare e dire non ci fermiamo con l'interesse pubblico a Tor di Valle? Però, Arriviamo fino a Ostia, perché esistono anche gli abitanti fino a Ostia. però Questo è un errore che è lei stato sa, sempre fatto, ma per carità l'amministrazione. che La esistono, periferia anzi, non esiste guardi, mai qua. io ci vivo, quando c'è stata la maratona Roma Ostia, molti hanno detto se questo è quanto per una maratona, figuriamoci quando ci sarà lo stadio, perché a Ostia neanche ci si arrivava quella mattina. Allora, lei sa bene che la critica lì, o la, diciamo, la domanda è un'altra. Avete fatto benissimo a ridimensionarlo, per quanto mi riguarda, ma poi però se non ci sono le opere che porteranno facilmente i tifosi allo stadio, allora lei con quella vicenda in corso che noi stiamo seguendo da vicino, conferenza dei servizi che si è chiusa, adesso a giugno dovrete portare entro giugno, no, gli atti del nuovo progetto, anzi lo dovrà portare la società proponente, può garantire ai telespettatori che non state creando un... Ok, stadio 2.0, però dove poi bisognerà arrivarci volando, perché questo è il Allora, tema. partiamo dal presupposto. Quel progetto è stato bocciato in conferenza dei E servizi. Ripeto che era stato, come dire, già valutato negativamente dal Dipartimento Mobilità ancora prima che la delibera arrivasse in ok. aula Acqua alle passata 14. ormai, dai. Perfetto, va bene chiarirlo perché sennò. Sì, no. Allora, noi abbiamo fatto delle valutazioni differenti con il proponente, in cui abbiamo detto per noi l'interesse pubblico è al primo posto. Quindi adesso cominciamo a ragionare come dire, in senso reale. Non ragioniamo, non focalizziamo l'attenzione su Tor di Valle e basta. Ragioniamo, no, per quello che è tutto il quadrante, quindi a noi ci interessa Il fondamentalmente, visto che famoso ponte, no? Sul adesso ci Tevere. arriviamo, abbiamo un'opera che è quella su ferro, no? Su cui noi vogliamo portare la maggior parte dei cittadini, a prescindere dall'utilizzo dello stadio e a prescindere dall'utilizzo dell'area che sarà non solo sportiva, perché verranno realizzati molti eventi, no? C'è un parco tematico che vogliono realizzare, lo chiamano Business Park, e stiamo cercando di capire come in qualche maniera indirizzarlo anche lì verso un interesse pubblico differente. Quindi abbiamo detto per noi i treni della Roma Lido, l'infrastruttura deve essere ammodernata per poter garantire un servizio utile ai cittadini che arrivano fino a Ostia. Ma non è solo i cittadini fino a Ostia, perché considera molti romani che ogni domenica e Ma sabato più d'estate treni, vanno al più mare e frequenze, vorrebbero più andarci più infrastruttura, lo treni e più stesso vale per la via del frequenze. mare, cioè strade più La larghe, via del come si mare, fa? noi abbiamo incrementato il finanziamento dall'operatore privato, quindi l'opera in compensazione, che si limitava anche quella dal raccordo fino a Tor di Valle allo stadio, l'abbiamo portata fino al nodo Marconi, perché altrimenti l'effetto rete che si crea è devastante. Se tu mi metti a posto una Questo è quello strada, che potete garantire, ok, diciamo, sì, già il sulla via ponte, del veniamo mare. al ponte, abbiamo Il già detto famoso che ponte. c'è un po'. Allora, partiamo da un presupposto. In qualsiasi università dove si studia ingegneria trasportistica, al primo anno, lo dicono, costruire strade comporta un effetto che viene chiamato traffico indotto, cioè non è che se io aumento la capacità di poter offrire la mobilità privata con quattro ruote, diminuisco il traffico. Paradossalmente l'aumento. Ora, questo non significa che noi il ponte non lo vogliamo realizzare, perché abbiamo detto che lo vogliamo realizzare e lo realizzeremo. Però questo non significa che l'interesse principale va sul ferro, quindi sulla Roma Lido, ripeto, per noi quella è una Roma Lido che condizione oggi negli orari di imprescindibile. punta va ogni 10 minuti e devo dire lì oggettivamente c'è L'obiettivo è stato un arrivare miglioramento minimo a negli ultimi 5. mesi, me lo lasci Sì, dire da no, frequentatore, infatti però ogni sono 10 fatto un minuti, poi ottimo diventa lavoro. 20, la frequenza sarà, voi la porterete con nuovi treni, la abbasserete quindi. L'obiettivo è arrivare a 5 minuti, l'abbiamo già detto, quindi per arrivare a 5 minuti servono di base una quantità di treni che rispetto ad oggi è il doppio, più i treni di riserva. Quindi tutti i ragionamenti che stiamo facendo, io so che tra l'altro il famoso finanziamento da parte della Regione, per cui si andava a finanziare con 30 milioni dei treni e con circa 150 l'ammodernamento dell'infrastruttura con delle sottostazioni elettriche che riescono a reggere ovviamente il fabbisogno elettrico dell'aumento dei treni, so che è in dirittura d'arrivo, quindi da parte della Regione, quindi ne siamo estremamente felici, quindi oltre a questi credo che siano Quindi voi 5 siete treni, ottimisti, cioè lei sullo non stadio siamo per quanto ottimisti, si sia siamo perso tempo, ma lei determinati. dice l'abbiamo
vale la pena perderlo perché abbiamo ridimensionato un progetto mostro, dice. Però adesso Adesso abbiamo ripartiamo. parlato solo del progetto per quello che riguarda l'interesse pubblico, per cui ecco anche, lo dico molto chiaramente, il ponte pedonale sul Tevere per fare in modo di mettere in connessione l'area stadio con la fermata FM1, FL1, scusate, Però della c'è Magliana, ottimismo, mi riesce a perdoni. caricare anche altri cittadini. Però possiamo fare anche meglio, non anticipo nulla. La Sulla società, mobilità ha insomma, vi sta seguendo, la società proponente, perché qua no, leggiamo trovato di tutto. un'amministrazione determinata e seria che fa dei ragionamenti, ripeto, che sono indirizzati anche all'interesse privato, e questa è una cosa molto importante, vorrei dire, perché noi abbiamo il sospetto che fino ad oggi a Roma le grandi operazioni di trasformazione urbana non siano andate in porto, comunque siano andate in porto in maniera del tutto fallimentare, voglio citare alcune, no? Le piscine di Calatrava, ad esempio, perché c'è stata una gestione amministrativa, puntini, puntini. Evitiamo no, di rincorrere parole brutte, cerchiamo di parlare anche al futuro. È chiaro che questo tipo di amministrazione ha allontanato un certo tipo di imprenditoria. Noi stiamo cercando di ricostruire non tanto un'immagine, ma come dire, una modalità di presentazione, di efficacia, di capacità rispetto a quello che è un'amministrazione che vuole attrarre capacità di investimento private, che però devono fare quello che l'amministrazione in qualche maniera, in maniera, scusate, interessa. E interessa, ripeto, interesse pubblico. Che significa anche fare, ad esempio, in alcune operazioni urbane, delle realizzazioni degli edifici che siano altamente qualitativi. E per altamente qualitativi oggi si intendono diversi fattori. Oggi l'investitore, ma anche il cittadino, sono interessati alla cosa nuova, perché i palazzi, questi con i vetri terziari, hanno un po' stancato, Va adesso bene, va bene, questo è stanno. chiaro. Senta, ma lei è tifoso, curiosità mia, per inciso, se ce lo vuol dire. Sono un tifoso, come dire, da bambino della Roma, sono Ah, ok. romanista, ho smesso di andare allo La sindaca stadio. invece è laziatissima. No, sfatiamo questa Non leggenda o abbiamo mai no? avuto un confronto, il marito invece ci Calcistica. scontriamo parecchio, Marito è molto laziale, l'ex marito se non sbaglio. ci confrontiamo parecchio, ci scontriamo parecchio in maniera, il tipico sfottò sano della tifoseria romana. Naturalmente arrivano commenti positivi anche per lei, Grazie. grande Pietro, da Facebook, complimenti per la tua umiltà, leggo pure da WhatsApp, un abbraccio Pietro e ci No, li ho ringraziano. pagati, adesso mi Ma toccherà. sì, va pagatissimi. Poi gli insulti in questa mezz'ora non ci arriveranno, poi dopo io però mi rivenderò questa intervista, dirò vedi che abbiamo chiamato i 5 Stelle, no? Parlo di quella piccolissima minoranza. Andiamo ancora su, posso fare una domanda invece politica? Allora, è evidente, no, Magari. che voi avete stravinto queste elezioni e avete anche dei sondaggi favorevoli tuttora, no? Qualcuno dice nonostante, insomma, qualche problemino ci sia stato, indagini, assessori. Allora, io gliela faccio sintetizzando così, no? Come ho scritto l'altro giorno su Twitter chiedendomi questa cosa. Dico sì. Diamo per scontato che chi ha governato prima di voi ha fatto disastri, no? Perché altrimenti oggi non avreste questa situazione. E avete ereditato problemi serissimi. Lei ha detto bene, anche investitori che sanno che Roma è delicatissima, o ci arrivi in un certo modo, oppure ci arrivi nel passato, sono arrivati per fare razzie, semmai. Però oggettivamente in questi 10 mesi avete cambiato 3 assessori, no? E lì la Raggi ha detto, beh, pure gli altri, ha ricordato altri casi. Avete 2 assessori da nominare, quello alla casa e quello ai lavori pubblici. E è caduto un presidente di municipio. È la prima volta nella storia recente di Roma che un No, vedo presidente rispondere un cade. po' su tutto. Allora, Roma non ha Sicuro? Allora la vinto. domanda è questa: va tutto bene A davvero? Roma non ha vinto il 5 Stelle, a Roma ha vinto la volontà dei cittadini di cambiare. Partiamo da questo assunto, Chiarissimo, no? Poi certo. che il 5 Stelle abbia fatto un percorso che insomma, vuole realizzare questo cambiamento, è chiaro che ci possono essere degli ostacoli. Questa vittoria sta anche nel fatto di avere oggi una sindaca che quando ha sbagliato è andata davanti ai cittadini e ha detto ho sbagliato. Io questa roba qua sinceramente non l'ho mai vista, io vedo politici in televisione che fanno errori in continuo, anzi a volte errori, chiamiamoli errori, ma non chiedono mai scusa, non dicono mai ho sbagliato. Questo è già un bel segnale, però al di là di questo, sugli assessori il cambiamento deve essere radicale rispetto al passato, è ovvio che deve essere anche un cambiamento culturale. Noi abbiamo fatto un percorso, veniamo anche all'ottavo municipio, per cui
anche all'interno, è ovvio, del 5 Stelle ci sono di volta in volta posizioni che sono contrapposte. Noi abbiamo un metodo, abbiamo portato dentro l'amministrazione un metodo che deve e vuole garantire la soluzione rispetto a ogni tema. Per cui nelle nostre riunioni ci possono essere anche visioni contrapposte, ma in aula si vota compatti. Punto. Perché il cittadino esige una soluzione e noi dobbiamo trovarla in tempi ragionevoli. In alcuni casi siamo riusciti a trovarla in tempi rapidissimi, in altri ci stiamo mettendo un po' più di tempo, però questo è. Quando invece si realizza altro e che guarda invece al passato, la modalità del passato per cui arriva chiunque, un assessore, un consigliere, può essere un presidente del municipio e pensa, ah, io la penso in maniera giusta e voi siete sbagliati, no. Questo non può funzionare perché non ha mai funzionato, anzi è stata la causa del passato, diciamo, dei problemi minori, perché poi i problemi maggiori sono Allora, stati altri, però. su questo, perché Paolo Pace tra l'altro le ha confermate qui da noi 2 giorni prima le dimissioni irrevocabili, no? Però a noi non aveva parlato, aveva smentito il tema delle correnti, dice no, io ho questi consiglieri che mi hanno fatto l'opposizione, ma non riguarda le correnti. Paolo Ferrara, appena si è dimesso ufficialmente, ha detto, dice no, per noi non facciamo inciuci, un po' quello che lei sta dicendo, cioè se sbagli, se non segui il nostro programma, te ne vai. Ed è pure ottimista Ferrara nel riconquistare quel municipio, l'ottavo, no? Alle prossime elezioni dopo il commissariamento, che tra l'altro si voterà credo insieme al decimo municipio a questo punto, no? Oggi Pace invece dice un'altra cosa, dice no, i lombardiani mi hanno massacrato su un'altra testata perché io sono vicino alla sindaca. Allora, si può davvero smentire che ci sia quella, forse sì, una criticità nel vostro movimento, fisiologica, perché siete tanti, perché che ci sia una faida interna? Guardi, chi ragiona in termini di faide, correnti, questa robetta qui, non ha capito. Cioè, vede delle cose e le interpreta secondo quel modo di guardare la vecchia politica. È chiaro che anche nel 5 Stelle ci possono stare delle simpatie, ma io ho visto lavorare insieme queste persone che lei mi ha citato, che vengono dipinte come contrapposte in fazioni, in correnti. Non esiste. Quando si lavora sui temi sono perfettamente allineati. Poi si sa che magari in certe occasioni può scappare una battuta, ma quella è del tutto umana. Noi siamo Perciò è tutta umani. colpa di Su Pace questo in quel caso che io oggi non voglio dice dare la colpe. superficialità del 5 Stelle che mi ha lasciato andare come se nulla fosse, sono Oramai superficiali, questo lì. Il Pace rappresenta per noi come dire, il passato. passato, è un'esperienza che ci in qualche maniera fa riflettere. È un problema quello che è successo, non neghiamo, insomma, no? Ci ha creato comunque adesso dobbiamo rimettere in piedi un municipio e anche, io lo dico molto onestamente, adesso non so come andranno le elezioni, noi abbiamo comunque nello stesso territorio degli attivisti molto in gamba, però anche se dovessimo perdere, noi siamo sempre dalla parte delle idee sane, abbiamo il governo della città insieme al nuovo presidente, ci auguriamo che sarà comunque interessato a risolvere i problemi, così come lo siamo noi. Il nostro interesse è sempre esclusivamente questo. Ripeto, dove abbiamo sbagliato lo diciamo, era impossibile per quello che è il cambiamento culturale che viene richiesto che su 12 municipi tutti e 12 Molto andassero. chiaro, No, abbiamo molto municipi che chiaro. sono strepitosi, altri, voglio dire, lavorano comunque in maniera egregia, ma era chiaro che magari poteva succedere una cosa del genere. Abbiamo tentato di, io stesso mi sono offerto, vi diamo una mano nei temi, perché poi quando si Cioè, la ragiona, mediazione l'avete quando tentata si, fino alla ma non fine, era però una non si poteva andare mediazione, oltre, non diciamo era una così, non si poteva andare mediazione. oltre certi principi vostri, Non, certi sì, non era neanche logiche. una mediazione, era proprio nel senso, torniamo sui temi, ci sono delle cose da risolvere in questo territorio, lavoriamo su questo. Come dire, questo consiglio non era una Poi mediazione, di non ha solito i fatto presa. fuoriusciti dal movimento poi sono quelli che diventano più accaniti, insomma, nei vostri E confronti. Vedremo che noi cosa dirà abbiamo Pace detto il nei treno prossimi giorni. c'è, possono salire tutte le persone che dimostrano di non avere condanne, di, no, tutte le regole che sappiamo, che condividono, come dire, le nostre linee di programma e che magari, insomma, lavorano. Questo, quello che serve qui è lavorare, perché le Chiarissimo. parole. Calabrese, ho la pubblicità. Lei se ha altri 5 minuti, io vorrei Certo. chiudere con altre 2 domande. Una vorrei fargliela fare in diretta, se ci riusciamo, dalla nostra Diana Romersi che sta per posizionarsi a Centocelle. Forse ha già capito qual è un po' la criticità, perché domani dei Sono nato e cittadini cresciuto a Centocelle. verranno. Cioè, A lei è nato no, nato e sono cresciuto a cresciuto, ci ho abitato Centocelle. 25 anni. Quindi rimanga con noi, pubblicità, torniamo tra un attimo e poi cercherò di leggere qualche altro commento anche sulla diretta Facebook. Grazie.
Io potrei girarle centinaia, no, di segnalazioni che toccano pure il cuore, a volte. Un paio. La prego di andare via da qui, insomma, ricordandosi di queste due situazioni. Una riguarda l'ambiente e una comunità che vive lì, e una riguarda una delle tante persone in graduatoria per le case popolari. Questa signora si chiama Raffaella. Noi siamo andati a trovarla qualche giorno fa, in diretta. Lei ha detto che viene da Centocelle, ho Sì, capito bene, no? sì. È cresciuto, insomma, in quel quartiere. Questa signora vive da ormai più di 10 anni in un garage adattato a casa. Adesso, se la regia riesce, facciamo anche rivedere queste immagini. Qual è il punto? È che lei è tredicesima in graduatoria tra 10.000 persone. Lei è tredicesima. Da agosto scorso è tredicesima. Allora, Massimo Pasquini dell'Unione Inquilini, quando è venuto qua, gliel'abbiamo fatta vedere, diceva: qui c'è qualcosa che non va, perché se è vero che comunque assegnano, nonostante le case siano pochissime da assegnare, una decina di case al mese, dice: com'è che non arriva mai il turno di Raffaella? Allora, io vorrei che anche su questo, anche se lei non sta in quella commissione, si facesse magari portatore, ecco, No, ma adesso presso chi si verifichiamo può. subito. Se mi dice che è tredicesima d'agosto e è vero, non so perché non è una delle attività che riguardano le commissioni in cui opero, però verifichiamo subito. Mi fa molto piacere, anzi, che emergano problemi come questi, perché adesso, al di là del caso specifico, spesso i casi specifici rappresentano delle problematiche che sono diffuse, che riguardano molti cittadini. Quindi, sono ben felice, volevo soltanto aggiungere una cosa: a breve l'amministrazione darà notizia dell'attività che sarà più o meno conclusa rispetto alle nuove politiche abitative, per cui l'assessore Mazzillo ha già anticipato il lavoro che sta facendo per recuperare le risorse che deve recuperare con Ater. Risorse verranno messe all'interno di un meccanismo virtuoso per poter gestire il patrimonio di Roma Capitale e poter arrivare a dare, insomma, casa a chi ovviamente in ogni comune gli spetta o per graduatoria o per tanti altri motivi nel più breve tempo possibile, perché è impensabile che un cittadino stia anni ad aspettare abiti in un garage, cioè è una cosa che non si Adesso può qui le sentire. direi attenti con le promesse, perché è chiaro che qua ereditate una catastrofe, no? Cioè, nessuno vorrebbe. Adesso state ancora Ma cercando il l'assessore alla casa. patrimonio, Arriverà l'assessore il alla pa casa, sì, no? sì, Arriverà uno con patrimonio il. l'aureola, credo, che avete preso, perché chi oggi va a Il scontrarsi patrimonio di Roma col tema della Capitale è casa? un Però è patrimonio fondamentale immenso. Noi come come argomento. patrimonio di Roma Capitale abbiamo ereditato i faldoni, che sono non so quanti faldoni, perché ripeto, non è la commissione di cui faccio parte, so perché ne discutiamo spesso in maggioranza, che è un'attività incredibile. Adesso verrà anche lì riclassificato il tutto con un procedimento molto più snello, molto anche trasparente. Quindi, ci vuole un pochino di tempo per rimettere, cioè stiamo parlando comunque, se ricordo bene, 60.000 immobili. Ma c'è quindi la possibilità che il patrimonio immobiliare, come un tempo con la Romeo, guai a dirlo ancora oggi e ricordarlo, visto quello che poi si è scoperto dopo, che vadano comunque in affidamento, quindi il patrimonio pubblico Ci dovrà immobiliare? essere come dire, un soggetto che gestisce, ovviamente quello che ha Ci sta per fatto dare una notizia, Romeo, attenzione, no, non la posso questa è la. anticipare, però la Romeo ha creato dei disastri, sappiamo tutti poi anche che alcuni disastri finiti anche nei tribunali. E ovviamente queste sono esperienze, no, che ti insegnano, anche quando prima eri cittadino, adesso sei amministratore, a come non fare affidamento. E quindi, no, adesso cercheremo, anche perché ripeto, il patrimonio c'è, bisogna sapere chi ci sta dentro le case, quanto paga, se ha i requisiti. Ma bisogna, secondo me, No. punire chi è irregolare, ecco, cinicamente lo dico, ma perché altrimenti il posto per chi ha diritto non arriverà L'attività è mai, in corso, no? È l'attività è in evidente. corso, il Dipartimento già sta facendo, cioè è un po' impegnato anche su un'altra partita che adesso andrà a boccia, come io dico, sul patrimonio indisponibile. Stiamo per depositare il testo del regolamento, cioè quello che andrà a disciplinare, il nuovo strumento che andrà a disciplinare come dovrà essere utilizzato, soprattutto il patrimonio indisponibile. Nel regolamento ci sarà la norma transitoria per risolvere anche il problema dei costi assurdi che vengono richiesti a fronte dell'attività anche di fiato sul collo della Corte dei Conti. Insomma, tutta un'attività che piano piano sta. E lì c'è anche un bell'indirizzo perché, come stiamo dicendo, questo patrimonio indisponibile, per quanto riguarda la nostra
nostro indirizzo politico, dovrà servire a rigenerare comunità, cioè nei territori laddove manca, e manca tutto, nonostante doveva essere realizzato dalle norme urbanistiche che non sono state proprio per niente rispettate. Quindi non solo fare cassa, ma semmai rigenerare. No, la cassa anche si fa col patrimonio sociale disponibile, cioè con le case che tu affitti rispetto ovviamente ai redditi, quello che sappiamo. Il patrimonio disponibile invece no, non deve essere né pensato proprio, deve invece andare a, ripeto, a sopperire le mancanze strutturali di questa città, soprattutto nella cintura periferica, ma non è detto anche in centro ci sono, ma si può mettere a sistema, no? una serie di associazioni senza fine di lucro, offrono dei servizi, quello che già fanno e ci hanno anche insegnato. Si tratta soltanto di normarlo, perché non si capisce anche qui il motivo per cui per decenni non hanno voluto fare questa regola. Oddio, qualcosa si è capito poi in Mafia Capitale. Comunque, un'ultima mia, poi andiamo da Diana Romerzi, ancora a Centocelle. Io non lo sapevo neanche che lei fosse di Centocelle, oggi verte tutto su quello. Mi raccomando però, la signora Raffaella, le daremo tutti gli estremi. Lei ha pregato l'altra volta che la sindaca l'andasse a trovare in un garage a Centocelle. Fareste una cosa assolutamente valida. L'altra cosa invece riguarda la sua commissione, perché il vostro presidente del sesto municipio, Romanella, che ripeto invece è uno di quelli che interviene e secondo me si sta dando da fare in un municipio molto difficile, insomma, ha a che fare con questa situazione che è annosa. Io faccio vedere una foto di Roma Today. Questo fosso, questo canale, arriva dai Castelli addirittura, si porta con sé rifiuti purtroppo, no? Che poi arrivano tutti sotto casa di queste persone, dove ci sono pure ristoranti, bar. Guardi, si è andati avanti a bonifiche negli anni, lo dico da testimone perché con le mie trasmissioni in passato ho sollecitato chi di dovere, andavano lì, bonificavano tutti questi rifiuti, arrivano e si scontrano contro una specie di tappo che c'è sotto la casilina. Allora, Romanella 2 mesi fa è intervenuto per quello che poteva, poi si è dovuto fermare, dice guarda, non abbiamo più le risorse per portarli via, e questi adesso che arriva il caldo c'hanno proprio i topi, come si dice a Roma, no? Come gatti. È chiaro, è chiaro. Allora, qui la prego davvero, consigliere. Io la attendo, allora, qui l'aspetterò al varco, poi sì, prossimamente allora, pretendo esagerato. Le però posso dire quello che stiamo già facendo per problemi. Allora, innanzutto questi rifiuti. Mi dica che su questo però lei esce da qua, chiama Romanella e ne parlate. Sui nostri corsi d'acqua non devono transitare i rifiuti, ci arriveremo anche lì. Comunque, allora, fermo restando questa premessa. Noi stiamo no, ma io chiamo l'assessore, nel senso l'assessore. Stiamo facendo un'attività di monitoraggio in tutti i territori per rappresentare quello che sono discariche abusive, alcune anche tossiche. Abbiamo visto anche a Centocelle una situazione veramente raccapricciante, no? Cioè, i fumi che adesso ancora ci arriviamo lì, non mi sveli il allora, collegamento sì, che ho troppo minuto. Sì, è una situazione per cui Roma si può parlare ovviamente di, perché lei non lo sa, ma una sorta di terra dei fuochi 2, però questa, no? Ha capito, non è una discarica, questa no, è una struttura, la mettiamo, che perché gli la arriva mettiamo all'interno, perché ovviamente, ecco, parliamo di questo, insomma, questa amministrazione, come sapete, ha, abbiamo detto a dicembre, ha un bilancio molto ristretto perché deve far fronte a tutta una serie di debiti, pagamenti, debiti, certo, e soprattutto di stipendi, ok. Sapete tutti quanti il lavoro che sta facendo l'assessore Colomban per l'ottimizzazione e l'efficientamento delle partecipate, il che non significa licenziare, ma fare in modo che le persone che stanno all'interno dell'amministrazione o rispetto agli enti paralleli lavorino. Quindi è ovvio che c'è una spesa che è incredibile, che spesso non riesce a poi lasciare degli spazi per fare l'ordinario. L'ordinario significa anche offrire dei servizi come quelli appunto che stiamo dicendo. Questi sono purtroppo delle operazioni straordinarie e vogliamo capire, mettendole tutte insieme, che tipo di allora, cose rappresentano. Allora, c'era un'altra straordinaria che mi è venuta in mente ora, non so se lei la conosce, io spero di sì, Via del Baiardo, qui la Regione se n'è lavata le mani, questa è davvero la più grande discarica di Roma, c'è Vigna Clara Blog, che è una testata online che se ne occupa da anni, noi abbiamo fatto un collegamento, ma ripeto, ce ne sono tanti a Roma. 6 ettari di amianto, rifiuti e tutto, sequestrato nei mesi scorsi perché questa la dovreste bonificare, però qui ci vogliono un sacco di soldi, io me ne rendo conto, ma sono anni però che c'è. Stanno uscendo fuori come funghi, perché una volta arrivata al governo della città un'amministrazione che dice riportiamo la legalità, se ne escono tutti perché finalmente adesso qualcuno mi ascolterà, e quindi escono fuori tutti i problemi, ma non solo riguardo all'ambiente, ma questo riguardo è sotto gli tutto occhi di tutti. Qui ci hanno fatto tutti i campagni elettorali, guarda, lo dico da testimone, tutti i candidati dei sindaci sono andati là a dire puliremo Via del Baiardo. Sì, no, perché al di là delle campagne elettorali poi le cose bisogna farle, bisogna trovare anche le risorse. Io sto dicendo, noi stiamo cercando di capire qual è
l'ammontare complessivo della spesa. Ovviamente poi il cittadino che osserva, certo, no? Cioè, hanno bonificato la Vigna Clara, però non l'hanno fatto a Centocelle. Eppure, no, è un po' come vedere, che ne so, la ristrutturazione di una via fatta bene, no? O un parco, non si capisce perché il cittadino che abita a Ostia deve avere un parco che invece fa schifo, e chi invece abita al centro, cioè, pagano tutti le stesse tasse, eh? Hanno tutti diritto agli stessi diritti. A Ostia si andrà al voto anche grazie forse alla mozione che avete appoggiato, e qui da cittadino dico, mi permetto di dire bravi, perché io non capisco chi vorrebbe ancora allungare un commissariamento che tra l'altro non si può più allungare, quindi 18 mesi passeranno a settembre, si va al voto, e l'altro giorno è stata votata una mozione presentata da Fratelli d'Italia, ma che avete votato tutti tranne il PD, per dire appena finisce il commissariamento, indizione dei comizi e si andrà a votare. Siete fiduciosi pure su Ostia, dice Ferrara, guardi, di conquistarla a livello adesso municipale. Adesso parliamo parlo un po' di 5 Stelle rispetto a quello che è stato fatto. Brevemente, perché sto togliendo tempo a degli amici in diretta. Non c'è molto da dire. Il gruppo di Ostia è sicuramente il gruppo migliore che c'è stato a Roma. Quindi hanno fatto un lavoro strepitoso. I cittadini a Ostia sono stracontenti. Abbiamo eletto molti più consiglieri comunali regionali a Ostia, certo, tutta che arrivano la città, decine. perché evidentemente sono persone anche molto concrete, quindi noi sappiamo che in quel territorio c'è la qualità per poter fare attuare il cambiamento con una velocità che magari anche altri municipi, come abbiamo visto in ottavo, invece ha avuto qualche problema. Quindi secondo Calabrese, insomma, l'ottavo forse lo riconquisteremo, poi lì c'è uno che insomma, ma non si ricandiderà, ha detto Catarci, un ex presidente che per 10 anni ha governato, no? Però dice invece su Ostia siamo assai fiduciosi, quando prima o poi si andrà a votare, perché è evidente che c'è la criminalità, è forte, se volete c'è pure la mafia, ma non diversa da quella che c'è a Roma, secondo me. Poi qualcuno ha deciso di fare un capro espiatorio, ma questo interessa forse a pochi. Alberto ci scrive: chieda al consigliere Calabrese come combattere l'abbandono dei rifiuti, ma in parte ci ha già risposto, e se è d'accordo su una verifica effettiva delle persone, questo è interessante, che risultano essere iscritti nei ruoli dell'AMA, perché in periferia soprattutto, ma non solo, loro dicono c'è un sacco di gente che non è censita e che poi butta rifiuti, quindi credo sia questa la domanda, la sì, prenda come questa, un altro spunto, allora, che le arriva. Il censimento, o meglio la verifica delle utenze domiciliari, è un po' più complessa, quella delle utenze commerciali invece è molto più semplice ed è quella su cui c'è un'attività già in corso, però questo non significa che verranno fatte delle verifiche anche sul domiciliare. Le utenze domiciliari poi rappresentano anche un altro problema, che spesso in un'abitazione ci abitano più persone, o spesso in un'abitazione c'è un'attività che non è quella domiciliare, quindi genera più rifiuti rispetto. Ecco, questi sono gli indirizzi su cui noi abbiamo dato priorità, perché ovviamente per l'amministrazione, per tutti i cittadini, per la collettività, ovviamente rappresentano dei costi che siamo un po' stanchi di dover affrontare. Insomma, bisogna essere legali da tutte le parti, non soltanto l'amministrazione. Intanto sui rifiuti qui mi continuano ad arrivare i commenti, ho fatto un post a chi dice ma è migliorata almeno Roma, il mondo è bello perché vario, da chi dice avete fatto un disastro a chi avete ripulito Roma. Quindi posizioniamoci in mezzo. Vado immediatamente da Diana Romerzi, immediatamente un parolone, ci aspettano da qualche minuto, e allora assolutamente un'occasione per far fare direttamente la domanda ai cittadini che vivono a Centocelle dal parco dove si trova la nostra Diana Romerzi, insieme a un signore che già riconosco perché è un telespettatore che spesso ci manda contributi, e siamo, anche Calabrese l'avrà riconosciuto, il verde, ma non siamo in alta montagna, siamo invece vicino purtroppo a una situazione terribile. Diana, a te la linea. Sì, si continua a parlare di discariche e noi siamo proprio vicino a una discarica. Questo canalone pieno di rifiuti, si tratta veramente di montagne e montagne di rifiuti, si trova sotto il parco di Centocelle. Ci troviamo esattamente in un canalone sotto questo immenso parco, importantissimo per il quartiere. Mi trovo insieme a Alessandro Moriconi del Comitato Parco Centocelle. Beh, questo canalone dal 1 gennaio ha iniziato a emettere dei fumi tossici, fumi che sono riusciti ad essere spenti solo dopo molti mesi, però ecco, rimangono i rifiuti che possono divampare di nuovo, si possono creare nuovi incendi, perché se vedete, se il nostro camera vi fa vedere, sono stime veramente provvisorie, ma ci sono metri e metri di rifiuti, quindi noi stiamo cercando di fare una misura così ad occhio, ma veramente ci sono qui montagne di rifiuti. Ecco, allora la domanda al consigliere gliela facciamo fare direttamente da Moriconi, perché domani ci sarà una manifestazione appunto per questa situazione, i cittadini vogliono avere delle certezze.
Certo, buonasera a tutti. Domani c'è una manifestazione in Campidoglio, all'ordine del giorno del Consiglio c'è l'approvazione di una delibera per procedere appunto alla bonifica di quanto è emerso, di quanto è stato tirato fuori. Perciò voglio dire, quale momento migliore di questo? C'è una maggioranza schiacciata in Consiglio Comunale, si approva, si individuano delle risorse almeno per cominciare e poi si faccia un cronoprogramma anche dei lavori da fare su questo parco. Ci sono i lavori del secondo lotto famoso con 2 milioni e 8 circa già stanziati e fermi lì, però lì pure abbiamo due sfasciacarrozze che insistono proprio nell'area dove dovrebbe svolgersi questo appunto la realizzazione del progetto e voglio dire, se non si spostano quei rottamatori, mi sembra assurdo che si proceda a fare la cantierizzazione e le inferriate, diciamo, come già hanno fatto in passato, perché se i cittadini vanno su via di Centocelle ci sono delle inferriate, io le chiamo ad alfabeto Morse, perché sono state interrotte ad ogni sfascio, cioè nel senso gli abusivi sono stati tutelati attraverso la messa in opera di una, Aspettate, diciamo, recinzione. facciamo così, allora molto chiaro, ascoltiamo la risposta subito di Calabrese, così magari avete modo di fare una replica. Intanto lasciamo sullo sfondo quelle immagini ormai tristemente note e lì non, come dire, non sarà mai abbastanza la pena se ci sarà per chi nel passato ha interrato di tutto e lo vedete anche oggi in rigorosa diretta. Calabrese, prego. Sì, innanzitutto saluto Alessandro, mi pare che si Alessandro chiami, Morricone, sì. so che partecipa molto con il nostro municipio. Ora, abbiamo fatto una commissione subito, siamo andati lì subito appena è emerso il problema. Questa è, se vogliamo, una metafora di come insomma, Roma è stata ridotta, però al di là del rilievo politico, quello che bisogna fare è agire. Il Presidente della Commissione ha attivato subito un tavolo rispetto al parco in sé, che deve andare a risolvere anche questa problematica e sta già valutando questo tavolo, che è un tavolo che sta lavorando comunque con il tavolo dei rovitostici e tutto quello che riguarda questo tipo di situazioni. Sta già Compresa valutando d'Orsapienza, ma già che ci siamo, ci guarda le completamente. operazioni di questo tipo. Ma c'è, e qui in parte ho risposto anche un po' prima, da allargare il discorso perché, ripeto, chiunque ha un minimo di esperienza rispetto a quello che è una misura in metri cubi, si rende conto che quel poco che è stato tirato fuori, dopo appunto le segnalazioni del 1º gennaio, è una piccolissima parte, ma quel poco è già una quantità di metri cubi che, se unite a tutti i metri cubi che ci stanno rappresentando da più parti del territorio, diventa una quantità di parchi di verde da bonificare che ha bisogno di risorse extra. Ed è quello che stiamo cercando di capire, Però non è perché meglio procedere con priorità? Lei dice qui c'è una bisogna procedere priorità, anche però per zone, cioè accontentando un po' tutti, perché qui c'è una però priorità legata proprio qui alla c'è una salute, priorità. come i roghitossici a Tor Sapienza, a Beh, qui si è Salone. intervenuti subito, eh? Si è intervenuti subito. Comunque quei lavori lì che avete visto, gli scavi, Sì, che poi tra lo l'altro sappiamo, hanno certo. fatto emergere quello che era stato comunque il tombamento dell'ingresso di una delle Guardate qua, guardate qua. cave. Una delle cave, sì, lì ci sono, cioè, tanto lì sotto c'è un sistema di cave stupendo. Sì, le Vorremmo un famose giorno riaprirle grotte e romane. questo rimarrà un brutto Allora, ricordo. Morriconi vuole replicare? Sì, replicare. Adesso come PAC, diciamo, siamo confluiti anche in una cosa molto più grande che si chiama Coordinamento Popolare, sempre Parco di Centocelle. E l'altra cosa che volevo dire, oltre che domani, giovedì alla Casa della Cultura qui in via Casilina verrà sulla spinta di un componente, diciamo, di questo coordinamento popolare che è il Cinecittà Bene Comune, ci sarà alla Casa della Cultura la dottoressa Montanari, il responsabile del Dipartimento della Protezione Civile e il presidente Boccuzzi. Sarà un tavolo, io mi auguro, operativo, nel senso che la domanda che ho fatto prima all'onorevole Calabresi sia riportata in quel tavolo e lì si comincino a dare risposte. Qui la situazione è vivibile, questi rifiuti vanno portati via, ormai sono belli che asciutti, perciò deve venire C'è una macchina, un'ordinanza se, di se, se... chiusura, no, di quell'area, Morriconi, perché appunto voi Sì, adesso state lì c'è a rischio e pericolo, un'interdizione. anzi pregherei quei viandanti di L'area, allontanarsi quantomeno. sì. L'area è stata interdetta, diciamo che pericoli ad oggi non ce ne sono perché non c'è né fumo e non sentiamo neanche puzze particolari se non questa visione celeste di questi rifiuti.
anche perché c'è da dire che questo è uno scavo, ma in realtà si suppone, lo possiamo immaginare appunto dagli strati che vediamo di rifiuti, che tutto il canalone, non solo questo foro d'entrata, abbia tutti questi rifiuti, queste montagne di rifiuti, quindi qua sarebbe da bonificare un'area molto più vasta rispetto a quella che noi oggi possiamo osservare. Certamente, perché questo luogo nel corso degli ultimi 10 anni, non da ieri, è stato abitato da centinaia e centinaia di famiglie rom e di senza fissa dimora. Qui sversavano tutto, buttavano tutto, qui c'era questa cavità che vediamo oggi, era una buca al lato, buttato. Non solo questo, Moriconi, aspetti che pure Calabrese, in realtà c'era pure chi li interrava volutamente quando faceva le bonifiche. Lo sappiamo. Aspetti, Moriconi. Sembrerebbe che quello sversamento così cospicuo sia il risultato della demolizione del campo, se non ricordo male, Casilino 9. Anche lì bisognerebbe andare a capire chi sono i responsabili, chi ha gestito. Magari potessimo capire chi li ha. Quello smantellamento, certo. Perché ovviamente non si può pensare che un insediamento rom da solo produca quella roba lì. Cioè, per carità, in 10 anni potrebbero fare, però lì è chiaro, ci sono segnali proprio di quello che è stato la demolizione. Comunque, io spero solo che nell'area poi prima, e là ci vogliono un sacco di soldi. No, a me colpisce, ha ragione su questo Calabrese, come si fa da Ritorio. Su questa è la metafora di come è stata gestita Roma. Non so se è la metafora di tutto, ma è una situazione raccapricciante, perché quelli là sotto dovrebbero essere delle risorse di Roma, no? Semmai da far visitare. Moriconi, chiuda, perché ho un minuto, proprio chiuda in 20 secondi, la prego. Signor, Alessandro. Chiudo con una cosa che è di competenza dell'onorevole Calabrese. Nel parco di Centocelle, lato Palmiro Togliatti, ci sono delle esecuzioni di abbattimenti di strutture abusive, di soggetti che hanno inquinato con materiale di risulta da lavorazione stradale parte del parco, e tra l'altro si sono appropriati anche di un'entrata carrabile, che era l'entrata carrabile del campo rom Casilina 900 su via Palmiro Togliatti. Su questo l'onorevole credo che possa prendere l'impegno. Abbiamo fatto una commissione proprio l'altro giorno, lato urbanistica, in cui sono stati rappresentati quelli che sono le operazioni di demolizione, proprio come questa. A suo tempo l'assessore Berdini richiese ai municipi, e il municipio ha segnalato come prioritaria proprio questa. Quando abbiamo fatto il sopralluogo in questo parco, siamo andati anche nell'area che dice Moriconi, siamo stati aggrediti dai pitbull, tanto per dire. Hanno costruito una strada, non si è capito come sono riusciti a fare tutto, una sorta di scavi per fare questa strada, ci sono delle case. Allora, l'attività di demolizione, anche lì ci sono dei fondi, se ricordo bene 2,5 milioni. Abbiamo detto che al Dipartimento che se ne occupa di cominciare a valutare come prioritarie esattamente queste situazioni che stanno all'interno di aree vincolate, parchi, tra l'altro. Qui c'è tutta una situazione che va rimessa in piedi. Ecco, sta tutto questo discorso che stiamo dicendo, che vi sto raccontando, sta all'interno di questo tavolo deputato, allora, per il parco di Centocelle. Ci aggiorneremo, caro Calabrese, sperando che lei torni a breve da noi. Diana, chiudiamo, poi oggi insomma l'abbiamo trattenuto più del previsto, però siamo Grazie. Contenti, spero anche Calabrese di questo. Diana, a chiudere. Sì, noi vi lasciamo con queste immagini, con la speranza appunto che si opererà presto su quest'area, perché ecco, un parco veramente sottovalutato, grandissimo, pieno appunto di sorprese, tra cui però sorprese negative come questa discarica che dovrà essere assolutamente bonificata, e questo è l'auspicio non solo mio ma soprattutto poi del comitato del Parco Centocelle e degli abitanti che ci vivono. Noi ti ridiamo la linea, Andrea. Grazie Diana e grazie Alessandro naturalmente. Allora, chiudere davvero, le ho già forse strappato l'impegno di tornare a breve da noi, magari per aggiornarci. Mi dice solo una cosa a livello personale che è cambiata nella sua vita, che immagino sia cambiata fortemente, insomma, da 10 mesi. Una cosa, familiare, non so, gli orari, insomma, un sacrificio che fa, immagino molto volentieri. La prendo in contropiede prima di chiudere con l'ultima domanda. Allora, innanzitutto grazie dell'invito, tornerò sicuramente, avrei piacere che invitaste anche gli altri consiglieri. Assolutamente, noi, bontà vostra, siamo dei ragazzi stupendi.
Ognuno di noi può dire con la sua modalità comunicativa quello che stiamo facendo, ognuno di noi si impegna tantissimo. Io la mattina esco di casa, spesso non riesco neanche a vederli i miei bambini, la mia compagna tra l'altro adesso in questo momento è anche incinta. Ah, vabbè, grazie. E la sera a volte torno tardi, tanto tardi che spesso non riescono neanche a capire se, nonostante dormo con loro, se sono tornato o meno, perché poi la mattina mi riattivo. Però mi lasci dire, lo sapevamo. E non, cioè è una cosa che facciamo un po' tutti quanti, non so perché, è una cosa che dobbiamo fare, abbiamo sempre detto parole su parole, insomma adesso si tratta di fare, e io non ho neanche il tempo a volte di ragionare su questo. Spesso quindi è Bimbi tirato, che dice sto sistemando un po' la tua città. Bello, l'altro giorno mia compagna ha messo un video in cui loro mi è un po' emozionati. Papà giusta Roma, insomma, papà sapendo, giusta Roma, sì, questa mi salutavano giusta Roma, cioè, cosa, vabbè. Però dobbiamo farlo, quindi non ci sono scusanti. Grazie Calabrese, grazie per essere stato con noi. Noi siamo disponibilissimi anche ad altri consiglieri, ci mancherebbe altro, anzi curiosi e motivati di ascoltarli e di mettere a confronto quei cittadini come abbiamo fatto oggi. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, ci vediamo domani se vorrete a Che Roma È, come sempre dalle 13:30. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.